Avete ascoltato anche quest'altro talk, tra l'altro TechFugees è stata qui con noi anche nella sala formativa, su questi temi ci stiamo lavorando da anni, nel 2019 è stato qui con noi anche Roberto Saviano, abbiamo collaborato con una startup che si chiama Migrants, che porta avanti esattamente questo tipo di filosofia, no? Ossia di lavorare sui talenti delle persone, al di là, si tratta di rifugiati, al di là di qualsiasi altro aspetto, e sicuramente su questo in Italia abbiamo ancora tanto da fare. Arrivati a questo punto però, richiamo sul palco Diletta Leotta. Eccomi, pronta per proseguire questa serata, anche perché so che c'è una bella premiazione tra poco, prima però... Sì, abbiamo una premiazione, ma prima ci godiamo... Esatto, dei grandi giornalisti. TG. Che mezzo busto pazzesco. Hai visto? Sì, sì. Ma la cosa bella è che chi è da casa... Mi. Non vede, cioè, vede direttamente il TG, no? Per chi è da casa sappiate che hanno le pantofole sotto e i pantaloncini. TG Lercio. Buon pomeriggio, ben ritrovati a questa edizione straordinaria del TG Lercio per il Web Marketing Festival. Apriamo subito con le notizie più importanti di oggi. Bimbo non piange la morte della madre di Bambi e viene assunto dall'Agenzia delle Entrate. Mamma apprensiva traveste il figlio da cantiere per assicurarsi che il nonno non lo perda di vista. Non capisce come iscriversi e vince il campionato di analfabetismo funzionale. Rimini ha aperto il primo supermercato in cui i cassieri ti danno il tempo di imbustare la spesa. E passiamo allo speciale web marketing. Norton lancia il suo vaccino. Iniezione gratis, ma dopo 3 mesi immunità a pagamento. Questi tutti quanti su Norton. Direttore marketing non riesce a convincere il suo capo a concedergli un aumento e viene licenziato. Neolaureato assunto a tempo indeterminato. La procura di Riccione apre un'inchiesta. Un applauso a tutti i neolaureati che stanno qui. E forse anche un applauso al tempo indeterminato. Pace all'anima sua. L'ho ricordato. Scoperto passo inedito del Vangelo, beati i disoccupati perché avranno il reddito di cittadinanza. Arriva Tesla Italy, l'auto elettrica che occupa da sola i posti riservati ai disabili. Doveva consegnare una katana ma volava troppo radente, drone decapita 18 passanti. Nasce l'azienda che noleggia donne incinte per saltare la fila e boom di richieste. Dai. Ruba 20 fogli A4 dalla stampante del capo per la SWOT annuale contro il capitalismo. Amazon fa correre i dipendenti in senso opposto alla rotazione terrestre per allungare la giornata lavorativa. Un applauso ad Amazon. Diamo un consiglio al referente che c'è stato prima di Amazon. Azienda vitivinicola inventa il tappo che sa di vino, salve migliaia di bottiglie. Passiamo alla cronaca. Svizzera. Napoletano alla guida tiene il braccio fuori dal finestrino e gli infilano un Rolex al polso. Tornatene a casa tua, fa scendere ragazzo nero dal treno, ma era il macchinista, ferrovie nel caos. Rimini, stacca la chiavetta USB senza la rimozione sicura dell'hardware e fa esplodere il condominio. E chiudiamo con un aggiornamento arrivato in redazione proprio in questo istante. Forti raffiche di vento, Ryanair ne approfitta e spegne i motori in volo. Grandissimo. È tutto per questa edizione, se volete vederci siamo allo stand numero 27. Grazie. E non solo. Grazie a voi, grazie agli amici. Ragazzi. Ma non c'era nessuna notizia su Cosmano? No. Stessa storia di lei. Ci sono delle notizie su Cosmano? Non le possiamo dire in pubblico. Ah, va bene. C'è proprio cose che non si possono rivelare, meglio di no. Però dietro le quinte voglio sapere la notizia su Cosmano. Vabbè. Abbiamo tantissime. grazie Lercio, grazie ragazzi.